Ma stanno parlando tra di loro. Questa roba ce l'ho tutta. L'arrestato che c'ha qua? Già arrestati, ci sono due arrestati. Parma l'ha tirato fuori che non c'è niente. Non c'è ristaggio. Parma. No, no, no. Sì, sì, e poi sì. Scusa, è a Roma, è a Roma le farmacie quali? No, è in corso l'indagine, è emerso qualcosa di veramente preoccupante, una terrifica superficialità ed una grande inconsapevolezza e sottovalutazione degli effetti di assuefazione a breve e danni gravi a medio e lungo periodo che derivano da un uso protratto e così diffuso del doping proprio e soprattutto nei settori non professionisti. Ciclisti professionisti, va bene, parlo sì, di ciclisti, no, parliamoci chiaro. Non parlo di atleti, troviamo atleti se non ci sbagliamo, sono 15, sì. Okay. Va bene, poi gli amatori dilettanti, quindi non professionisti, sono 77, ciclisti, sempre parliamo di ciclisti, okay. Bene. Sì. Poi ce ne abbiamo 7 che non sono ciclisti, ma sono di un'altra specialità, tra cui l'atletica leggera. Nelle perquisizioni fatte a Brunico, tra Brunico e San Candido e 6 alberghi, non abbiamo trovato sostanza. Come dicevo prima, abbiamo effettuato delle perquisizioni perché i nomi saltavano fuori già prima che le persone partecipassero al Giro d'Italia. Questo per chiarire la loro posizione. Erano già indagati, quindi diciamo attenzionati da noi, quindi poi con la perquisizione effettuata presso l'abitazione, logicamente non trovandoli all'abitazione l'abbiamo estesa anche dove si trovavano materialmente alloggiati. Aspettate la tappa di...